Buona serata, gentili telespettatori di Teleantenna. Eccoci con il telegiornale che apriamo con le notizie da Trieste e da Gorizia. In apertura subito parliamo di truffe e di furti. È stata sgominata una banda di nomadi, era specializzata a colpire proprio le fasce più deboli, nello specifico appunto gli anziani. Sentiamo che cosa hanno scoperto gli agenti e come è andata la vicenda nel servizio di apertura del telegiornale. La loro specializzazione? Quella di truffare e derubare gli anziani. La squadra mobile della Questura di Trieste ha arrestato una banda che operava in diverse regioni d'Italia, oltre che in Friuli Venezia Giulia, anche in Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Questo è l'esito di un'articolata indagine coordinata proprio dalla Procura di Trieste. La gang era composta da 4 persone, tra cui una donna, nomadi piemontesi, già noti alle forze dell'ordine, per numerosi precedenti, a carico soprattutto di reati contro il patrimonio. Nei loro confronti sono state eseguite 4 misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale Luigi Dainzotti. Il blitz della mobile triestina, in collaborazione con quelle di Cuneo e Torino, ha anche portato al sequestro di diverse autovetture e camper utilizzati dai banditi per le loro azioni. Ben specifico il modus operandi del gruppo. Individuata la vittima, la donna si presentava all'anziana fingendosi una vecchia conoscenza e con modi gentili e affabili intitolava una conversazione riuscendo a carpire l'indirizzo di casa. A quel punto la malvivente con destrezza, al momento di congedarsi, le sottraeva le chiavi di casa. I 3 uomini poi entravano nell'abitazione e mettevano a segno i furti, numerosi quelli sventati dalla polizia. Le misure cautelari sono state eseguite all'alba nei luoghi di residenza dei nomadi. La cronaca ci porta anche in provincia di Gorizia, dove un uomo è stato sorpreso dalle fiamme gialle a prestare cure odontoiatriche. Aveva già ricevuto una condanna e si era così rimesso, a quanto pare, al lavoro. Dopo numerosi appostamenti e lunghi soffermi nei pressi dello studio in cui operava, le fiamme gialle della compagnia di Monfalcone hanno nuovamente sorpreso sul fatto un noto dentista monfalconese in possesso però del solo diploma di odontotecnico, che già nel 2011 era stato sottoposto a indagini dagli stessi finanzieri e condannato poi per il reato di esercizio abusivo della professione medico odontoiatrica. Condanna questa patteggiata al fine di poter riaprire le porte dello studio, ma questa volta con il preciso obbligo della presenza di un direttore sanitario designato abilitato alla professione. All'epoca il professionista, dopo aver prestato la propria opera per alcuni anni tra Monfalcone e Trieste, come brillante odontotecnico aveva deciso di espandere radicalmente la propria attività e di aprire le porte dello studio anche alla clientela privata, non solo per la preparazione e l'applicazione di protesi dentarie, ma anche per vere e proprie cure odontoiatriche a seconda delle richieste dei pazienti. Richieste queste con l'andare del tempo sempre più numerose, dovute in particolar modo ad un listino prezzi altamente concorrenziale e notevolmente più accessibile ai diversi tipi di clientela. Dopo oltre 2 anni di inattività, il soggetto ha nuovamente attirato verso di sé l'attenzione dei finanzieri, allorquando è stato constatato attraverso indagini mirate un flusso di clientela verso lo studio sempre più copioso, tale da indurre il sospetto che all'interno dei locali si perpetrasse ex novo l'attività illecita già all'epoca contestata. L'odontotecnico è stato così nuovamente deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per la violazione prevista e punita dell'esercizio abusivo della professione medico-odontoiatrica senza averne titolo, in concorso con il direttore sanitario presente all'interno dello studio dove l'odontotecnico operava, mentre i locali adibiti ad ospitare l'attività e tutta l'attrezzatura medica su disposizione dell'autorità giudiziaria di Gorizia sono stati posti sotto sequestro dalle fiamme gialle, al fine di impedire al soggetto la continuazione della professione abusiva e la possibile reiterazione del reato. La lente di ingrandimento delle fiamme gialle ora sarà ancora rivolta agli opportuni approfondimenti in merito al mancato inserimento in dichiarazione dei redditi e dei cospicui proventi derivanti dalla propria attività perpetrata in maniera del tutto illecita, i quali, dopo un'analitica ricostruzione del reale volume d'affari conseguito, saranno prontamente riportati a giusta tassazione. L'operazione di servizio si inquadra nella missione della Guardia di Finanza a tutela del mercato, con l'intento di evitare la concorrenza sleale e salvaguardare i professionisti che operano nella legalità. La cronaca purtroppo segna anche il decesso del 34enne Thomas, che era stato colto da malore proprio a Trieste mentre era in apnea. Poi la moglie, accortasi di quanto stava per accadere, aveva lanciato l'allarme. Purtroppo le sue condizioni sono presto peggiorate e per lui non c'è stato niente da fare. È morto Thomas De Marchi, il sub di 34 anni che era stato colto da malore mentre era in apnea nelle acque antistanti il porticciolo di Grignano lo scorso martedì. Era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara.
A dare l'allarme è stata la moglie, accorgendosi che il marito non respirava. Disperata, ha iniziato ad urlare e a quel punto alcuni bagnanti si sono tuffati in acqua per aiutarla. Era durato 20 minuti l'intervento sul posto del 118 che aveva praticato all'uomo, oltre alle terapie rianimatorie, anche una iniezione di adrenalina. Presente anche una motovedetta della Capitaneria di Porto, carabinieri e vigili del fuoco subacquei. Un medico che era lì presente ha cercato di farlo respirare, è stato il primo a intervenire. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Thomas lascia la moglie, la mamma, il papà e due fratelli. Lavorava in Grotta Gigante, era coordinatore della sezione di Trieste del CAI. Violenze in città, il pugile Tujac chiama a raccolta per sabato 1 agosto, chiede a tutti quanti i triestini di partecipare ad una manifestazione davanti alla prefettura per chiedere più sicurezza in città. Fioccano le iniziative dei triestini a seguito di numerosi episodi di violenza accaduti in questi giorni in città. Il primo a lanciare una manifestazione è stato il pluricampione pugile triestino Fabio Tujac, già protagonista dell'iniziativa Puliamo i Topolini. Questa volta, con un post nuovamente sul web, ha fatto il giro con oltre 1000 condivisioni e ha invitato tutti i triestini sabato 1 agosto alle 19 davanti alla prefettura per chiedere maggior sicurezza e tutele ai triestini, spiegando di essere poi possibilista ad iniziare le ronde qualora i fatti di cronaca si dovessero ripetere, il tutto per tutelare i figli di tutti. Il post spiega che vi aspetto sabato 1 agosto davanti alla prefettura alle 19, in pochi giorni prima la gang balcanica dei Topolini che terrorizzava i nostri ragazzi, poi il pestaggio di Raul da parte di 4 delinquenti stranieri e adesso una tentata violenza sessuale su una ragazzina. Andiamo a chiedere, continua Tujac nel post pubblicato sul suo profilo Facebook, a chi deve proteggerci, cosa dobbiamo fare dato che io ho paura per i miei figli. Poi si inizierà con le ronde perché i nostri cari non devono temere nulla. Aiutatemi a condividere perché siamo esasperati e dobbiamo provare a fare qualcosa. Anche il gruppo NIMDVM, anch'esso aderente alla precedente iniziativa ai Topolini, è sempre in prima linea in iniziative di solidarietà ed aiuto ai più bisognosi e si attiva per chiedere maggiore sicurezza e sensibilizzazione alla popolazione, organizzando quindi una fiaccolata per la sicurezza e la legalità per venerdì 28 agosto a partire dalle 18.30. Un incendio di sterpaglie nella zona di Miramare a Trieste ha reso necessaria quest'oggi l'interruzione della linea ferroviaria da e per il capoluogo Giuliano intorno alle 9. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono arrivate due squadre di vigili del fuoco con tre mezzi del comando provinciale. Il rogo, che non ha presentato rischi per abitazioni o strutture della zona, è stato però importante e per questo, per precauzione, sono stati fatti fermare due treni nelle stazioni di Monfalcone e appunto di Trieste con autobus sostitutivi. La circolazione ferroviaria, una volta rientrato l'allarme per l'incendio, è stata riattivata verso le 10. In tutto, tre convogli regionali e un Intercity hanno subito ritardi fino a 60 minuti. Cambiamo decisamente pagina, parliamo della manovra in regione, 49 milioni arrivano alla sanità. Passa alla manovra di assestamento 2015, tra le voci più pesanti il ritocco da 49 milioni a favore della sanità, 21 agli investimenti, 12 alle spese correnti e 16 provenienti dall'iscrizione a bilancio degli utili delle aziende sanitarie. La cifra si somma a 2,13 miliardi della finanziaria, sono oltre 8 milioni in più rispetto al 2014, ribadisce l'assessore Telesca. L'Aula decide inoltre di tornare all'affidamento diretto del servizio trasporto malati alle associazioni di volontariato accreditate. Bandi di gara ci saranno solo per realtà a scopo di lucro, evitando comunque ribassi eccessivi che penalizzerebbero la qualità del servizio. La limitazione dei ribassi, questo è l'impegno della maggioranza, sarà applicato in futuro a tutte le gare sui servizi sociosanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche e private. La manovra sblocca poi la contrattazione dei medici di famiglia, al fine di procedere alla creazione degli ambulatori di gruppo. Ma c'è stato anche il giorno del bonus bebè, 1,75 milioni non utilizzati per la carta famiglia e stanziati ora a favore dei nati del 2014. Il bonus, eliminato dalla giunta davanti alla constatazione di un effetto nullo sull'incremento delle nascite, sarà reintrodotto per le famiglie con ISEE inferiori ai 15.000 euro soltanto in riferimento al 2014, dato che i nati nel 2015 potranno giovarsi del nuovo bonus introdotto dal governo. Verranno così garantiti 600 euro a circa 2.800 nuclei familiari. Sul fronte della prima infanzia sono inoltre stati previsti 4,5 milioni per l'abbattimento delle rette degli asili nido.
Sull'assistenza si segnala l'approvazione dell'emendamento Movimento 5 Stelle che ha assegnato gli 11 milioni del Fondo di Solidarietà alla nuova misura di sostegno al reddito per il 2016-2017, portando la copertura dell'inserimento sociale a 21 milioni annui, impegno in realtà già preso dalla Giunta e dunque votato anche dalla maggioranza. Polemiche su un emendamento di regolamentazione della professione di educatore sociale dopo le proteste di Forza Italia e la stessa Serracchiani ad annunciare lo stralcio dell'emendamento e la futura trattazione della questione. Fra le imposte puntuali nel sociale, 125.000 euro alle associazioni di tutela dei disabili, 20.000 a due istituti socio-pedagogici friulani, 20.000 al Centro Solidarietà Micesio di Udine, 10.000 alla COP sociale attiva e 10.000 al Banco Alimentare. In attesa di accertamenti vengono meno i 50.000 per le associazioni del trasporto dei disabili. Lo sviluppo della portualità triestina si giova invece di 4,8 milioni, 2,5 all'autorità portuale e 1,8 agli operatori dello scalo. La voce infrastrutture è completata da 4,1 milioni di trasporti su gomma e rotaia, 1,5 per lo sviluppo del traffico aereo e da 1 milione di ricapitalizzazione per l'aeroporto Friuli Venezia Giulia. Sono invece 7,5 milioni per l'informatica, 3 da spendere nel sistema sanitario, 2,5 per la banda ultralarga e 2 per interventi più contenuti. E ora parliamo invece degli immigrati. La regione con l'assessore Torrenti ha incontrato il prefetto Morcone, che si occupa in tutta Italia ovviamente della immigrazione, quindi dei richiedenti asilo. L'assessore era presente a Venezia appunto con il prefetto. Sentiamo. Entro un mese e mezzo, al massimo 2 mesi, il governo ci restituirà i soldi che la regione anticipa per adattare i centri di prima accoglienza dei migranti. Taglia così la testa al toro delle polemiche l'assessore regionale all'immigrazione Gianni Torrenti sul fronte della ristrutturazione a cura e con risorse della protezione civile FVG dell'ex caserma Caverzani di Udine, l'ex caserma Monti di Pordenone e l'ex casermetta dei Carabinieri a Fusine. I dettagli procedurali dell'operazione, resa più snella e veloce dal decreto con il quale la Regione ha stabilito lo stato di emergenza, sono stati analizzati ieri a Venezia da Torrenti con il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. Un confronto più ampio e definitivo è atteso nei prossimi giorni al Viminale. Il modello Friuli funziona e la valutazione condivisa e va promosso nel segno dell'accoglienza diffusa. La ristrutturazione dei 3 centri di prima accoglienza già individuati costa complessivamente 750.000 euro, ma i 170.000 occorrenti per la Caverzani sono già sul conto corrente della Prefettura di Udine e saranno erogati dalla Regione non appena questa ne farà formale richiesta a fine lavori. Confidando sulla probabilità che tutto fili liscio, spiega Torrenti, la Caverzani sarà pronta già entro la fine di agosto, mentre per la Monti di Pordenone e per Fusine puntiamo all'entrata in funzione fra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. In tutte e tre tali strutture si procederà alle pratiche di identificazione e agli accertamenti sanitari di base nei confronti di ciascuno straniero richiedente asilo, per poi assegnarlo a una delle numerose strutture di accoglienza sul territorio regionale. Il sistema sarà promozionato non più tardi di oggi alla presidente Deborah Serracchiani, che conterrà sulla gestione dell'emergenza migratoria il PD Veneto. La medesima procedura, anticipa Torrenti, sarà anche applicata per i centri di prima accoglienza ancora da individuare nelle province di Trieste e Gorizia. Circa le polemiche seguite alla rimozione del prefetto di Treviso, la regione sottolinea che qui abbiamo rapporti quotidiani ottimi con i prefetti ispirati dall'azione comune. E i sindaci ribelli sono pochi e comunque di fronte alle proposte di buonsenso e all'emergenza generale alla fine si sono sempre adeguati. Il medico triestino Marino Andolina, assieme ad altre 4 persone, era stato arrestato dai NAS di Brescia. L'accusa era di associazione a delinquere, finalizzata alla truffa e somministrazione di farmaci potenzialmente pericolosi. L'organizzazione proponeva una cura ai malati gravi dietro il pagamento di notevoli somme di denaro. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato gli arresti domiciliari al medico triestino Giacomo Ivonto, non ricorderete nel caso Stamina, arrestato nelle scorse settimane con altre 4 persone per aver proposto, nel caso di Andolina, anche somministrato una cura con cellule staminali a pazienti affetti da malattie neurodegenerative. Una cura che veniva realizzata in un laboratorio svizzero e che gli arrestati definivano miracolosa, mentre per la procura di Brescia era dannosa e pericolosa. E ora parliamo invece dell'esodo, un weekend questo segnato dai grandi spostamenti, dai tanti che evidentemente hanno deciso di andare in vacanza, e sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia si prevede molto traffico. Sentiamo.
Weekend ad alta intensità di traffico, quello in arrivo, con possibili forti criticità soprattutto alla barriera di Trieste-Lisert. Per la giornata di sabato 25 previste code che potrebbero durare tutto il giorno, sempre proprio all'Isert. Rallentamenti e probabili code sia in A4 sia in A57 in direzione Trieste. Più fluido è previsto, ma sempre molto intenso, in direzione opposta, il traffico verso Venezia. Per chi transiterà in A23, le previsioni indicano traffico intenso in direzione Palmanova, con possibili rallentamenti nei pressi del bivio con l'A4 e sostenuto verso Tarvisio. Possibili congestioni anche i caselli cosiddetti balneari, come Noventa, San Donà, San Stino, Caorle e soprattutto la Tisana, Lignano Bibione. Domenica, infine, sulle autostrade A57, A4 e A23 si prevede traffico sostenuto in entrambe le direzioni di marcia. In vigore, come sempre, durante i weekend estivi, le limitazioni al traffico per i mezzi pesanti, che non potranno viaggiare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Per quanto riguarda i cantieri, a partire dalle 20 saranno effettuati lavori di asfaltatura nel tratto compreso tra Meolo e Venezia Est in direzione Venezia. L'intervento comunque non si è concluso come previsto, perché il gasolio fuoriuscito da uno dei mezzi pesanti coinvolti era penetrato in profondità. È stato quindi necessario fresare il manto stradale prima di procedere al suo rifacimento. Allora, con le notizie che arrivano dalla viabilità ci fermiamo qui, allora, con l'informazione di Trieste e Gorizia. Vi ringrazio per averci scelti, vi invito a restare con noi, abbiamo altre notizie. Grazie intanto e buon proseguimento con i programmi di Teleantenna. Buona serata.